Le braccia di Gesù spalancate sulla croce dimostrano che nessuno è escluso dal suo amore e dalla sua misericordia, neppure il più grande peccatore. E il suo perdono è l'espressione più immediata di questa accoglienza e inclusione. Lo ha detto Papa Francesco nella catechesi della sua ultima udienza giubilare del sabato, tenuta in piazza San Pietro e dedicata a misericordia e inclusione. Tutti sono inclusi nel disegno d'amore di Dio, ha spiegato il Pontefice, e la misericordia è quel modo di agire, quello stile con cui cerchiamo di includere nella nostra vita gli altri, evitando di chiuderci noi stessi e nelle nostre sicurezze egoistiche. L'inclusione quindi si manifesta nello spalancare le braccia per accogliere senza escludere, senza classificare gli altri in base alla condizione sociale, alla lingua, alla razza, alla cultura, alla religione. Davanti a noi c'è soltanto una persona da amare come l'ama Dio, che con Gesù dice: «Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi e io vi darò ristoro». Quello che trovo nel mio lavoro, nel mio quartiere, è una persona da amare come ama Dio, ma questo è di quel paese, dell'altro paese, ha questa religione, un altro. È una persona che ama Dio e io devo amarla. Questo è includere, questa è l'inclusione. Non ostacoliamoci a vicenda, non escludiamo nessuno, è stato l'appello finale del Papa. Anzi, con umiltà e semplicità, facciamoci strumento della misericordia inclusiva del Padre. Quante persone stanche e oppresse incontriamo anche oggi. Lo sguardo di Gesù si posa su ciascuno di quei volti, anche attraverso i nostri occhi.